Il conto alla rovescia è arrivato agli sgoccioli. In discussione domani al TAR di Catania, ricorso contro la proclamazione del sindaco Corinti dello scorso 25 giugno. Ma si tratta soltanto del primo dei due ricorsi presentati per chiedere l'annullamento dell'elezione dell'attuale primo cittadino e non solo. Nel ricorso presentato a luglio all'avvocato Silvano Martella per conto di Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera c'è la richiesta di verificare i voti attribuiti a candidati a sindaco e sotto la lente finiscono le operazioni dell'ufficio centrale elettorale. Il candidato del centro-sinistra Felice Calabrò per soli 59 voti non aveva infatti ottenuto la vittoria e si era dovuto confrontare al ballottaggio due settimane dopo con Acorinti, poi risultato il vincitore. Nel ricorso in discussione domani viene fatto un lungo elenco di sezioni e i ricorrenti specificano per ciascuna di esse le varie anomalie riscontrate. Le contestazioni più gravi sono dirette proprio all'ufficio centrale che secondo i ricorrenti in un primo momento avrebbe utilizzato i dati del centro elaborazione dati del comune e solo dopo le opposizioni del rappresentante di lista del PD avrebbe autorizzato l'apertura dei plichi con le tabelle di scrutinio. E proprio in questo modo si sarebbero palesate le anomalie. Una per tutte, quella riscontrata nella sezione 248 che riportava nel CED a Calabrò 10 voti mentre nella tabella di scrutinio erano ben 243. A difendere Acorinti ci ha pensato l'avvocato Arturo Merlo che ha presentato un controricorso. Secondo il legale il ricorso è infatti inammissibile per il difetto di legittimazione attiva ed è del tutto contrario al vero che l'ufficio centrale si sarebbe comportato in modo contraddittorio. Domani quindi il giorno della verità, in attesa però che il 30 gennaio venga discusso un secondo ricorso, quello presentato da Leonora Falduto, Giovanni Smedile e Rita Todaro.